Martedì 30 aprile, giornata internazionale del jazz e non potevamo esimerci dallo spendere due parole su questo genere musicale che ha affascinato generazioni di musicisti e di ascoltatori appunto di musica, amanti della musica. Per parlare di jazz questa mattinata così ricca di bei collegamenti, abbiamo con noi il maestro Michele Carrabba, musicista e compositore di San Giovanni Rotondo, che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Grazie a voi e buongiorno a tutti i teleascoltatori. a te, maestro Carrabba, e grazie per la disponibilità. Ecco, è una giornata importante quella di oggi. Le giornate internazionali sono belle proprio perché a un certo punto fermano il tempo, fermano quel vortice di cose da cui siamo presi e ci focalizzano su determinati argomenti. Ecco. Il jazz è un genere molto particolare, molti si sono affannati negli anni a dare una definizione a questo genere, alcuni forse ci sono riusciti meglio di altri. Qual è la definizione che a te piace di più o quella che tu daresti di questo genere? Beh, la definizione di jazz innanzitutto si può associare a musica improvvisata, quindi il jazz è un'improvvisazione, è un genere musicale, è una cosa importantissima musicalmente parlando. Perché? Perché consente alla persona, al musicista, di esprimersi nel pieno delle sue capacità, a differenza di altri generi musicali. Quindi l'importanza del jazz è fondamentale. La definizione che io do di jazz è questa, cioè musica che dà la libertà alla persona di poter improvvisare. Questo è. Ti ringrazio, penso che una definizione migliore non ci sia. Nonostante però i tanti mostri sacri della musica che si sono avvicinati a questo genere, ne sono diventati interpreti iconici, il jazz è un genere ancora di nicchia, no? Ci si avvicina con cautela, forse tante volte si ha anche un po' di timore. Ecco, questo secondo te è un pregio, è una virtù oppure è un difetto di questo genere così particolare? Beh, più che difetto, si tratta di poca pubblicità alla musica jazz, cioè non è stata recepita in pieno e quindi ci ritroviamo che si tratta di non aver spiegato bene alla gente cos'è la musica, cos'è il jazz veramente, anche perché la musica jazz è uguale alla musica classica, cioè sono i due colossi della musica, è inutile che stiamo a metterla insieme. Sono i due pilastri della musica. La musica jazz, ripeto, è espressione della persona, ma ci vogliono anche delle preparazioni di base che sono fondamentali, importanti, e continuare sempre a suonarlo per quanto riguarda il musicista. Quindi la musica jazz in pratica è una parte importantissima e diciamo che nonostante tutto, insomma, non c'è stata tutta questa grande pubblicità, questa grande conoscenza. Non è musica per intenditori di nicchia, è musica per tutti. Gli intenditori praticamente sono quelli che hanno ascoltato musica in casa quando erano piccoli, perché magari avevano i genitori che avevano dei dischi e cose varie. Più che intenditori, sono degli amatori del jazz, come si è amatori della musica lirica o della musica country, di qualsiasi altra cosa. Il jazz però ha un ruolo importantissimo, perché è quello che nutre attualmente tutto il sistema musicale, tutto. Cioè si parte dal jazz, si parte anche in una qualsiasi canzone, quasi sempre si trova una breve improvvisazione, si trovano delle soluzioni, delle proposte musicali all'interno che attingono al jazz, quindi il jazz è una delle fonti più importanti musicali. Ecco, nel tuo percorso personale di uomo e di musicista, quando
si realizza questo incontro con il mondo del jazz? Beh, si realizza nel momento in cui si incomincia a suonare al di là delle mura domestiche, come si dice, una volta che tu hai incominciato a studiare e vuoi fare quel tipo di ragionamento musicale, cioè vuoi indirizzarti in quella direzione, allora incomincia il lavoro. Si incontrano tanti musicisti, musicisti di fama internazionale. Io ho avuto la possibilità di suonare insieme a grossi personaggi, ho inciso con dei grandi personaggi e devo dire la sincera verità, si scopre un altro mondo, si scopre veramente un mondo da favola, che un musicista, io augurerei a tutti i musicisti poter fare le stesse esperienze che faccio io. La Ecco. cosa importante è che quando si fa il jazz bisogna avere una preparazione di base. Ed è importantissimo questo, bisogna studiare tanto. Ecco, lo anticipavi tu. Tu sei un musicista internazionale che ha girato il globo in lungo e in largo, suonando anche con dei mostri sacri del jazz. Lascio magari a te fare anche qualche nome se ti fa piacere, perché quello che ti chiederei qual è appunto uno dei ricordi, o se ce n'è anche più di uno, tranquillamente puoi raccontarceli, che conservi con maggiore affetto. Beh, ci sta, ci sono, i ricordi sono tanti perché ho suonato con tanti musicisti straordinari. Uno dei ricordi più belli è quello quando suonai con Michael Brecker, che praticamente era il guru del, è stato il guru del sassofono. Dopo Coltrane c'è stato Brecker. In pratica, quando ho conosciuto questa persona, che poi tra l'altro abbiamo trascorso il pomeriggio insieme. Ma sembrava di riconoscerlo da sempre, cioè persone, non parliamo di umiltà, perché l'umiltà è una parola abbastanza gratuita che si usa sempre. È una persona, era una persona seria, cioè una persona che mi mise a proprio agio e non fece pesare assolutamente il peso musicale, il fatto che lui fosse breaker. E quindi ho avuto questo è un bel ricordo. Un altro ricordo che ho, che è una cosa alla quale io non sono mai riuscito a darmi una risposta, è successa tanti anni fa quando suonai al Festival Jazz di Foggia, che allora era secondo a Umbria Jazz, il Festival di Salotto Giannone, era un festival magnifico. In pratica, il giorno dopo il mio concerto, suonò il figlio di John Coltrane, Ravi Coltrane. Premetto che Coltrane è stato il sassofonista che mi ha illuminato jazzisticamente, cioè il primo jazzista che io ho ascoltato è stato John Coltrane, e da lì è partito tutto il mio discorso musicale. Comunque, cosa accade? Accade che io vado ad ascoltare il concerto di Ravi Coltrane, finisce questo concerto, e questo sassofonista, il figlio di Coltrane, scende dal palco, mi passa davanti, io stavo in prime file, viene col sassofono e dice: "Sai, questo è il sassofono di mio padre", e lo mette nelle mie mani. Io ci sono rimasto perché ho tenuto il sassofono di John Coltrane in mano per una ventina, 30 secondi, non lo so, ma non ci conoscevamo. Allora ho detto: "Ma com'è possibile che questa cosa si sia verificata?" Allora l'unica risposta che mi sono dato è che l'organizzazione, il giorno del concerto di questo qua, avrà detto: "Quel sassofono, quella persona che è lì è il sassofonista che ha suonato ieri ed è un amante di tuo padre, di John Coltrane." L'unica risposta era quella, perché non conoscevo Ravi, ma tenere il sassofono del mio maestro spirituale è stata un'emozione incredibile, è una cosa che voglio conservare per tutta la vita, perché cioè, bisogna viverla quelle esperienze per capire che significa tenere in mano lo strumento di un grande, di quello che ha fatto la storia del jazz dagli anni 50 in poi. E noi ti ringraziamo per aver condiviso questi bellissimi ricordi con noi, con tutto il pubblico di Padre Pio TV. La nostra chiacchierata sta giungendo al termine. Sarebbe bello se tu potessi regalarci qualche nota, visto che di musica abbiamo parlato. Lo so che tramite il collegamento e con la qualità dell'audio potrebbe non essere eccellente, però sarebbe bello, maestro, se ci facessi questo regalo. Giusto qualche nota. Ce l'hai lo strumento Sì, vicino? ho lo strumento vicino a me perché stavo studiando, quindi Non si finisce mai, faccio non si qualcosa di. quante ore al giorno, quante ore al giorno tuttora dedichi allo strumento? Allora, io sono metodico, nel senso che studio tutti i giorni, o almeno quasi tutti i giorni,
Non sono di quelli là che studiano 8 ore al giorno perché poi si perde la concentrazione. Allora, il discorso è questo: io studio tra l'ora e mezza e le 2 ore al giorno, però durante quella fase di studio, dico sempre ironicamente, se mi crollasse la casa non mi sposterei di un millimetro perché sono concentrato a lavorare. Quindi diciamo che è la quotidianità che rende la persona brava, non il numero di ore che si suona. La mia media, ripeto, è 1 ora e mezza, non più di 2 ore al giorno. Grazie, grazie maestro e grazie per la disponibilità a metterti in gioco in questo piccolo regalo che ci fai, ma che veramente ci fa molto piacere. Benissimo, buon ascolto. Grazie, grazie di cuore al maestro Michele Carrabba per aver celebrato con noi la giornata internazionale del jazz e aver condiviso il suo percorso, la sua esperienza, le sue emozioni. Te ne sono veramente grato, maestro, ci hai fatto davvero un bel regalo stamattina. Sono io a ringraziare voi e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora per tutto. Buon proseguimento di giornata a te, buona giornata internazionale del jazz, arrivederci a presto.